Mio padre apparteneva a una famiglia molto povera di Verona, che era emigrata in Germania nel 1902. Lui era nato nel 1900 e lì aveva fatto le scuole. Lui poi, il padre lavorava come muratore, la mamma invece faceva la pasta per tutti gli operai italiani. E da lì c'è un ricordo bellissimo che lui raccontava, e lo raccontava con un'aria così un po' sempre sognante, di questa mamma che faceva una unica sfoglia con 29 uova, ecco, e che la girava, la girava, la girava. Era quasi un ricordo poetico di questa cosa qua. Ecco, questo mi è rimasto impresso quando poi ho fatto anche una fabbrica della pasta in Italia. Comunque, mio padre torna in Italia, a Verona, perché erano tutti veronesi, nel 1915, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Dopo 2 anni, cioè a 17 anni, va a fare l'aiuto pasticcere in una pasticceria di Verona, e dopo un anno diventa capo, perché il padrone va alla guerra e lui resta capo. Per dire cos'era quest'uomo, era un uomo che si dava sempre da fare, lavorava sempre ed era molto intelligente. Credo che sia, anzi, sicuramente l'uomo più intelligente che io abbia conosciuto in vita mia. Dopo, alla fine della guerra, siccome conosceva già il tedesco, perché aveva fatto la scuola in Germania e l'italiano, comincia a fare cameriere. E tra i vari posti in cui passa, arriva nel 1928 a Venezia, all'Hotel Europa, dove faceva il barman. Tra i suoi clienti aveva una vecchia signora americana con il suo amico e il nipote. E questi erano i migliori clienti del bar. Lui praticamente il bar viveva quasi con questi clienti soltanto. Però litigano. La zia parte con l'amante, aveva detto l'amico, probabilmente era l'amante, e resta solo questo ragazzo. Il ragazzo era giovane. Mio padre capisce che era rimasto senza soldi e gli presta 10.000 lire per pagare il conto dell'albergo, per tornare in America. Non c'erano gli aerei, lo si andava in nave. Per 2 anni non sa nulla di questo giovane, fino a che nel 1930, e questo ritorna con i soldi che gli aveva prestato mio padre, più altre 30.000 lire per fare un bar. E lui si chiamava Harry Pickering, la famiglia era la famiglia Pickering di Boston, e così decidono di chiamare il bar Harry's Bar. Mia mamma trova il posto, era un vecchio magazzino di cordami alla fine di Cale Valaresso, e mio padre dice: va bene, quello lì mi va bene. Bisogna pensare però che in Cale Valaresso fallivano tutti, perché non c'era il ponte che lo collegava a Piazza San Marco, era praticamente una calle morta, perché anche i vaporini, forse ce n'era uno all'ora, ecco. Però lui ha voluto farlo lì perché diceva: voglio che i miei clienti vengano al mio locale per scelta, non per chi ci passa davanti. E questo, racconto questa storia perché proprio è tutto la sostanza del nostro locale. Noi abbiamo clienti che decidono di venire, vengono. All'inizio c'era la grande crisi americana del 29, che poi è proseguita per 2 o 3 anni, e a Venezia venivano a fare la vacanza tutti gli aristocratici d'Europa, re, regine, principi, principesse. Un giorno aveva addirittura 4 re che mangiavano a tavoli diversi. Nel 1945, 25 aprile 1945, ci furono gli anfibi dei neozelandesi che vennero attraverso il Canal Grande a liberare Venezia. Quello fu un momento storico veramente importante, non solo per l'Italia, evidentemente, perché ci fu l'esplosione della libertà, cioè di fronte all'esplosione della guerra poi esplose la libertà, esplose dentro di me, esplose nei veneziani che cominciarono ad andare per la strada gridando, ardendo, eccetera. Strade che prima erano praticamente deserte, con gente sempre era seria. L'Harris Bar era stato sequestrato dalle truppe repubblichine. E per cui noi eravamo poi, io passavo quasi tutti i giorni in barca come mio padre, e da là che ho cominciato a conoscere la laguna, perché mi portava a remi fino a Torcello, a remi fino al Sile, eccetera. Ecco, e quello è stato un momento importante, perché da là ho capito che
il valore più grande che noi abbiamo è la libertà. Direi che questo è il mio concetto di lusso, no? Cioè il lusso è la mancanza di imposizione, il lusso è avere uno stile. Ecco, Venezia è la città dello stile. Un oggetto è di lusso se quello che l'ha fatto ci ha messo talmente tanta volontà, bravura, capacità, che quell'oggetto ha un'anima. Allora Venezia è una delle poche città al mondo che ha già un'anima. Perché? Secondo me, non posso sbagliarmi, ma però, perché intanto l'hanno fatto senza preventivi. Quando ho fatto il Palazzo Ducale ho detto quanto costa, no? Fermo e basta, perché quello era proprio stato un moto dell'anima, tutto quello che è stato fatto. Le case non le hanno fatte gli architetti, le hanno fatte i veneziani, gli uomini, perché sono andati dentro i canali, gli architetti fanno tutto dritto, gli architetti hanno la mania della simmetria, invece è tutto asimmetrico. E copiano l'uomo, perché noi siamo asimmetrici, no? Il nostro occhio destro non è uguale a quello sinistro, siamo asimmetrici. È una città asimmetrica, piena di anima, perché quelli che mettevano le prime pietre sapevano che non avrebbero visto finito l'edificio, e mettevano lo stesso, ed era il motto dell'anima. Cioè è una città che l'ha scoperta, che è vero, è stata durante il Covid, quando era vuota, perché aveva le pietre che parlavano, aveva l'acqua che parlava. Pensi un po' a questa acqua viva, perché se per 6 ore va dentro, 6 ore va fuori, è il respiro di Venezia, cioè è un corpo che respira. Non esiste nessun'altra città. L'impatto con l'uomo, tra uomo e uomo, nell'altra città è attraverso una gabbia, e qualsiasi gabbia fa diventare l'uomo violento. Invece qua siamo a tu per tu. Ecco.